i tifosi a casa dicono 60 milioni per Kuhn Miners, 50 per Douglas Lewis, altri soldi per Di Gregorio, ma il saldo mercato che potete trovare su Calcio e Finanza non si fa solo sui cartellini, cioè esce 0, esce 100, entra 0, quindi sono a meno 100. In questo caso la Juve sarebbe a meno 160 per la precisione. Però sull'impatto a bilancio della prossima stagione la Juve incamera soldi rispetto a quest'anno, perché quindi si è liberato di un monte di spesa molto importante. Szczęsny, Alessandro pesava 13 milioni da solo per l'ingaggio. Ed è il discorso che facevamo prima: se io ho il bilancio zavorrato da ingaggi di calciatori che sono o a fine corsa o comunque sono stati importanti per me, ma ormai non hanno più quel valore finanziario in campo, è poi difficile. È solo difficile. Perdita. Esatto, esattamente. Sono soldi che escono e basta, non è un investimento positivo. Ora, Luca, a monte del fatto, della considerazione che tutti gli studiosi di economia considerano errore il fatto di impegnare in anticipo dei soldi che ancora devono arrivare, però Barcellona e Real Madrid possono farlo sulla scorta dei diritti TV, soprattutto in relazione alla Champions, perché in un modo o nell'altro ci arrivano sempre. Io ti chiedo questo: Osimhen e la clausola rescissoria, che è stato un qualcosa che il Napoli ha introdotto, è stato un po' il marchio di fabbrica della gestione di De Laurentiis, e molto spesso è stato molto vantaggioso, perché io stabilisco in anticipo quanto vale un calciatore se si vuole svincolare, cioè se lo devo cedere non posso scendere al di sotto di questa cifra. È diventato nel caso di Osimhen un po' un boomerang o una trappola, sostanzialmente rendendolo, diciamo così, prigioniero di una valutazione che poi non trovava estimatori? Sicuramente se io, proprietario di club, metto la clausola rescissoria, dico al mercato che è vero che quel calciatore è importante per me, ma che lo sono disposto, a venderlo. È un po' mettere il cartellino su un oggetto, su un prezzo, che ecco, ci piace molto, piace molto alla nostra moglie, ma intanto se arriva l'offerente giusto, quell'oggetto esce e va col nuovo proprietario. Una clausola rescissoria alta, mi vengono in mente quelle appunto del Barcellona, dove si parla di 1 miliardo per Pedri, 500 milioni per altri calciatori. È vero che può essere un deterrente, quella di Leao addirittura supera i 170. Però non posso pretendere che un Real Madrid arrivi per Osimhen, adesso passatemi il nome del Real Madrid, ma il Chelsea, e dica: questa è la clausola rescissoria di Osimhen, 140-150, ti do 140-150. Verrà a trattare. Io parto da una posizione ben precisa, che è appunto la clausola rescissoria. E sì, però sapevamo che De Laurentiis sotto i 100 non si sedeva neanche al tavolo, quindi già sappiamo essere in tripla cifra. Lo sappiamo noi che siamo fuori dalla stanza dei bottoni del Napoli, certo, ma sicuramente era la stessa informazione che era stata data agli agenti di Osimhen per riferire poi a chi si presentava da loro chiedendogli lumi sulla situazione. Come dire che alla fine il prezzo lo fa il mercato, insomma. Il prezzo lo fa sempre il mercato, lo fa sempre l'offerta. È ovvio che se io ho due offerte da 80 e dico: signori miei, mi dovete aggiungere 15 qualcosa milioni. Adesso stiamo parlando di cifre un po' aleatorie, ma più o meno funziona veramente così. Io sotto i 100 non voglio andare, dovete aggiungere 20 milioni. Quello che rilancia 85, quello 88, e piano piano si arriva. È veramente come il fantacalcio. Solo che fantacalcio ovviamente sono fantacrediti e noi mettiamo al massimo la quota, che può essere alta o bassa in base alla competizione. Lì sono soldi veri. Veri. È vero che si parla sempre di carte, prestiti, pagamenti dilazionati, ma prima o poi bisogna darli, perché se io scrivo a bilancio una cifra, può essere carta quanto si vuole, ma io quella cifra li pesa. La clausola era così. La clausola è il punto di partenza, poi si tratta sempre. Il Milan ha trattato, per esempio, l'avevamo citato prima, 13 milioni per Morata, li ha dati, ma intanto ha iniziato a trattare con l'Atletico. Dopo una settimana che l'Atletico non si muoveva dalla quota, che è 13 milioni, non è 130, il Milan li ha versati e si è portato a casa Morata. E queste sono le complessità che stanno dietro la grande passione, Massimo. Eh sì, perché si finisce mai di scoprire. Mai, mai.